come dire, interrompere lo spettacolo di stasera. Volevo semplicemente dire due parole, anch'io a testimonianza di una grande persona, perché quando abbiamo cominciato, come ho detto prima, si era parlato di questo movimento per gli italiani, era nato appunto per dare la possibilità a noi di poter avere una voce rappresentata veramente a Roma, che non era al servizio dei partiti. Ci siamo detti, noi siamo venuti all'estero, siamo venuti in America, ci siamo fatti da soli, senza avere aiuto dall'Italia. E dobbiamo continuare a fare così anche nella politica, anche nelle cose che ci interessano di più. Perché i nostri parlamentari che sono stati in passato, l'esperienza è stata anche la mia, e quelli presenti non sono sintonizzati bene con il linguaggio nostro. Allora occorre, ci siamo detti, trovare delle persone che possono fare una squadra. Quando abbiamo cominciato insieme con tutti gli esponenti della comunità in Nord America, abbiamo pensato che bisognava trovare la gente vera, la gente onesta, la gente che da sempre ha rappresentato la comunità. E uno di questi era un fuoriclasse, ed è un fuoriclasse, Angelo Vinciguerra, che lo vorrei chiamare qui perché spero che questa avventura in questa squadra possa veramente portarti tanta fortuna, Angelo. Veramente di cuore te lo dico, e te lo dico davanti alla tua gente, perché so che questa è la tua gente. Per cui... Allora un momento, vorrei annunciare che lo spettacolo non è finito ancora, quindi accomodatevi ancora, grazie. Grazie. Di nuovo grazie, e credo che sia opportuno che lo spettacolo vada avanti. Bene. Grazie Angelo e bocca al lupo. Bocca al lupo. Allora, in attesa che i tecnici mettano a posto l'impianto, desidero ricordarvi che il 19 febbraio 2012 i Menuto Brothers organizzeranno una bellissima crociera sulla Norwegian Jam, ok. Quindi se volete trascorrere una bella settimana nei Caraibi, andate a divertirvi. La crociera partirà da New York City, quindi partecipate a questo evento del 19 febbraio, la crociera organizzata dai Menuto Brothers. Ricordate il 29 di aprile, ICN in festa, partecipate a questo dinner dance di Radio ICN che si terrà presso Terrace and the Park di Corona. Partecipate numerosi anche a questo evento. Sì, come siamo? Bene, seguendo la nostra scaletta, siamo arrivati al momento culminante della serata. Adesso desideriamo onorare la memoria di due di noi, due ragazzi italiani cresciuti qui in America come molti di noi. Due ragazzi che, oltre a essere stati uniti dallo stesso sangue che scorreva nelle loro vene, li univa una grande passione per la musica. Parleremo proprio di loro, di Enzo e Sandro Guarnera, che ci hanno lasciato nel fiorfiore del loro cammino. Alessandro Guarnera.
Alessandro Guarnera, conosciuto meglio come Sandro. Sandro Guarnera nacque a Palermo il 25 gennaio del 1954. A distanza di un anno nacque suo fratello Enzo, in arte Mauro, il 17 giugno del 1955, da genitori palermitani. Sandro fin da bambino si mise in luce per le sue capacità musicali ed iniziò a studiare musica in tenera età al Conservatorio di Palermo. Aveva 15 anni quando nel 1970 si trasferì qui in America con la famiglia. Si iscrisse subito al Conservatorio di Brooklyn, New York, dove prese lezioni di piano per 2 anni e mezzo. Ma la sua passione era la batteria. Così Alessandro sostituì la batteria al pianoforte, rivelandosi un batterista bravo e di grosso talento. Determinazione, disciplina, costanza, serietà, concentrazione, perfezione e dedizione erano le qualità di Sandro. Studiò inoltre solfeggio e letteratura musicale al Kingsborough Community College di Brooklyn. La musica era la sua vita. Si esercitava e studiava tutti i giorni per tantissime ore. È stato un esempio per i suoi fratelli, per la sua serietà e per il suo perfezionismo. Nel 1971 Sandro coinvolse suo fratello Enzo e insieme formarono il complesso Sandro e i Reflections, che durò solo 3 anni. Poi nel 1974, dopo tanti sacrifici sempre insieme ad Enzo e agli altri fratelli Armando, Riccardo e Roberto, formarono il complesso MGM Guarnera Brothers. Diventarono subito popolari nell'area metropolitana ed ebbero molto successo. Il loro primo disco fu E sognai di te. A questo seguirono tanti altri successi. Grazie alla loro bravura incontrarono molti artisti che venivano dall'Italia esibendosi insieme a loro. Il gruppo a quale si ispiravano maggiormente erano i Pooh. Sandro ed Enzo erano molto legati alle loro famiglie. Nel 1981 Sandro incontrò Eileen, che sposò nel 1989. Dalla loro unione nacquero Alessandra, Jennifer e Crizia, 3 figlie che lui adorava tanto. Insieme a loro gli piaceva viaggiare e scoprire nuovi luoghi, incontrare nuova gente. La lettura lo entusiasmava, era preparato infatti su molti argomenti. Nel 2010, dopo la morte del fratello Enzo, a Sandro gli venne diagnosticato un cancro. Fu una lotta lunghissima, tra grosse paure e tante speranze. Sandro credeva che avrebbe sconfitto questo male terribile, anche perché i dottori dicevano sempre che lui sarebbe riuscito a vincere questa battaglia. Purtroppo Sandro ci ha lasciato dopo tanta sofferenza il 10 settembre del 2011 all'età di 57 anni nella sua casa di Staten Island. Trascorse gli ultimi momenti della sua vita insieme alla sua amatissima e inseparabile famiglia. Condividiamo con grande dolore per un uomo venuto a mancare a soli 57 anni. Enzo? Enzo, in arte Mauro.
come abbiamo detto, anche lui è stato amante dell'arte e appassionato di musica. Per 2 anni studiò chitarra al Conservatorio di Palermo. Appena arrivato in America, Enzo, che all'epoca aveva solo 14 anni, come suo fratello Sandro, si iscrisse al Conservatorio di Musica di Brooklyn, scegliendo come strumento musicale il basso. Insieme a Sandro formò il complesso Sandro e i Reflections, complesso che si divise dopo solo 3 anni. Nel fortunato 1974 Enzo incontrò l'amore della sua vita, Rosanna. Fu amore a prima vista. Subito dopo seguì il matrimonio nell'aprile del 1975, quando Enzo non era ancora ventenne. La loro canzone fu un corpo e un'anima che li accompagnò per tutta la vita, perché, come recita il testo, non ci lasceremo mai. Loro infatti non si lasciarono perché si amavano. Dalla loro unione nacquero i figli Graziana e Alessandro. Oltre alla musica, l'altro suo grande hobby fu il suo fuoco di interesse per l'interior design. Altruista, solare, amava la vita, faceva tanti progetti ed era amato da tutti. Adorava i suoi nipotini e trovava sempre spazio per passare quanto più tempo possibile a giocare con loro. Assieme a Rosanna, moglie e compagna di vita per 36 anni, partecipavano a tantissime manifestazioni. Enzo ci ha lasciato giovanissimo, all'età di 54 anni, con un inaspettato malore al cuore, avuto dopo una performance a Marina del Rey, nel Bronx. Enzo morì il 22 marzo del 2010 al Jack Wheeler Hospital nel Bronx. Né una parola detta, né il tempo di dire addio. Ci lasciò prematuramente per riposare nella gloria di Dio. Sandro ed Enzo verranno ricordati principalmente per la loro passione e l'amore per la musica, per il grande rispetto che hanno avuto verso la famiglia e gli amici. Grazie Sandro ed Enzo per ciò che siete stati, per il vostro coraggio, per la vostra arte musicale, per quello che ci avete lasciato e per l'esempio che avete dato a tutta la vostra famiglia e a tutti noi con la vostra esistenza. A questo punto invito qui sul palco i fratelli di Sandro ed Enzo. Un applauso per Armando, Riccardo e Roby. Thank you.
Signore e signori, facciamo un fortissimo applauso tutti insieme per Sara Palmieri e Daniela. Grazie. Signore e signori, io sono molto emozionato da parte dei miei fratelli Armando e Riccardo. Siamo molto onorati e ho capito che quello che volevo dire l'ho dovuto scrivere. Signore e signori, da parte degli MGM Guarnera Brothers e di tutta l'intera famiglia Guarnera, vogliamo dire che siamo onorati di essere qui stasera per onorare Alessandro ed Enzo. Purtroppo, con grandissimo dolore, Enzo ed Alessandro ci hanno lasciato questo vuoto dentro noi. È vero, loro non sono più qui fisicamente, ma sono qui con noi spiritualmente per onorare se stessi e la loro musica. Il loro spirito non ci abbandonerà mai, perché vivranno tramite i figli. In nome dei miei fratelli Alessandro ed Enzo, Rosanna, all'impiedi Rosanna, e lei disse, Guarnera, sorelle, cognate e nipoti, vogliamo ringraziare gli organizzatori per questo magnifico evento. Facciamo un grandissimo applauso per i fratelli Venuto. Perché dico ai fratelli Venuto che hanno presentato questa idea ad Angelo Vinciguerra? E così si è realizzato questa bellissima serata in onore dei nostri cari fratelli Alessandro ed Enzo. Vogliamo anche ringraziare ancora ad Angelo Vinciguerra, Pio Andreotti, la radio ICM, Salva Meri, Daniela, per la presentazione, e con loro tutto lo staff. Grazie ad Lorenzo, Angelo, Carmelo, Enzo, Sal, i fratelli Venuto e l'intera famiglia, nostro cugino Mario D'Amico, Imrash, Voices, Giuseppe Romero, Santo Boniello, i nostri nipoti, All Three Brothers, un fortissimo applauso. Anche grazie a un fortissimo applauso, grazie a Peter Venuto, for your sound and lighting, thank you. Without this, without you, the sound would not have projected, thank you. And of course, I still have some more to go on. E tutti coloro che hanno partecipato, Stefano, Stemma, Domenico Zambito, Vincenzo, Valerio, Charlie, Rita Berti, vediamo la tua presenza, grazie. Anche un fortissimo applauso per Gian Venuto from the Gio Venuto Band. Nostro cugino Mario D'Amico, fortissimo applauso.
E un speciale grazie va a Nico De Gabbiani, che gentilmente è venuto dall'Italia per l'occasione. Grazie a tutti gli amici, i parenti e a tutti voi del pubblico qui presenti per averci seguito per tutti questi anni e averci dato l'opportunità di entrare nelle vostre case con la nostra musica, e spero lo farete anche in futuro, perché gli MGM Fratelli Guarnera continueranno la loro professione, andremo avanti sempre. Questa è stata la promessa fatta al nostro caro fratello Alessandro, che disse "The show must go on". In particolare vogliamo ringraziare la radice della nostra cara famiglia, la nostra cara mamma Grazia e il nostro caro papà Cosimo. Signori e signori, un fortissimo applauso per i nostri genitori. Signori e signori, la nostra nipote ad Alessia, quella che ha cantato prima, la figlia di Armando, facciamo un fortissimo applauso. Grazie Alessia. Thank you. Di nuovo i miei ringraziamenti ancora da parte dei miei fratelli Armando e Riccardo. Senza voi questa serata non sarebbe stata possibile. Vi vogliamo tanto bene. Adesso noi faremo ascoltare alcuni pezzi con le basi. Pezzi da noi fatti insieme ai nostri cari fratelli Alessandro ed Enzo. Noi qui presente suoneremo e canteremo sopra la base con loro. Lo vogliamo fare come abbiamo fatto nel passato, con la voce del nostro fratello Alessandro e il suono di basso di Enzo. Mentre vi ascoltate, signori e signori, vedete qui nei schermi ci saranno delle foto, un po' della storia dei nostri cari fratelli. Signore e signori, grazie davvero cuore, e per tutti gli amici e parenti che non abbiamo avuto l'opportunità di vederci, vi vogliamo tanto bene, un abbraccio da parte nostra. Dopo lo spettacolo, dopo Nico De Gabbiani, potete avere l'opportunità, noi saremo fuori, che noi daremo dei CD, l'ultimo CD, che sono canzoni degli anni 60 e 70 della musica italiana. Signore e signori, adesso darò il microfono al signor Salpameri. A questo punto vi chiediamo di osservare un minuto di raccoglimento alla memoria di Sandro Denzo Guarnera. Signore e signori, ecco a voi Armando, Riccardo, Ravi, ovvero MGM. Sandro Denzo, mi messi qui va bene. Piace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma d'un tratto so che devo lasciarti, fra un minuto me ne andrò.
e non dici una parola. So che non perdonerai, mi dispiace ricordare il mio posto là, il mio amore si potrebbe svegliare, chi la scalda. Thank you.
feel.